Chiede la chiusura del CAR e soprattutto un ristoro economico, una compensazione per i 22 anni di ospitalità degli immigrati a Caltanissetta. Signor Presidente, le nostre città sono diventate bombe ad orologeria. Così Roberto Gambino, in una nota accorata, scrive al capo del governo, Giuseppe Conte. Una nota che non manca neanche di qualche ricca polemica sulla politica sorda alle richieste dei sindaci che sono ogni giorno in prima linea. Si riferisce alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, alla quale il primo cittadino ha scritto quando arrivarono gli ospiti, ancora prima degli 8 contagi per i positivi che furono trasportati da Porto Empedocle insieme agli altri al CARA di Pian del Lago. Lo scritto alla ministra Lamorgese, scrive nella nota, tempo addietro, ed ha soltanto deciso di intensificare la presenza delle forze dell'ordine per contenere eventuali fughe dal centro d'accoglienza. Questa politica sorda alle richieste dei sindaci, ribadisce Gambino, ci mette in grandi difficoltà con la nostra gente. Una richiesta dunque che prevede anche la riconversione del centro di accoglienza ed il mantenimento e il reintegro dei 22 licenziati. Chiede una politica di pianificazione degli accoglienza e definisce inoltre l'ordinanza deportatoria, quella del presidente Musumeci. Tutto questo frutto dell'atto di indirizzo stilato dopo il consiglio comunale che ha votato all'unanimità un consiglio comunale straordinario sul problema dell'immigrazione che si è tenuto a Caltanissetta il 13 di settembre. Questo un altro capitolo di una storia che sembra non avere fine.